Vieni. Mi sono allungato sulla poltrona al comodo suo. Viene a schiacciare un sonnellino sulle mie ginocchia, come ogni giorno. Mi sarei mai sognato un anno fa che avrei preso l'abitudine di fare la siesta con un cane. Facendoci presentire fin dal primo giorno che sarebbe stato per noi non solo una distrazione gradevole, ma una compagnia e un conforto. Sì, caro Dick, tu non sei più un cane per noi, sei un amico. E sei proprio quello che ci voleva per la nostra casa. Un amico che non parla e non ride. Io ero ingiusto con la sua razza. Non perché l'odiassi, ma perché non la conoscevo. Tanti debiti di gratitudine c'ho anche questo con lui, che egli m'ha fatta fare ammenda d'un'ingiustizia. Io non conoscevo la sua razza, io ero ingiusto con la sua razza, non perché l'odiassi, ma perché non l'amavo, e non l'amavo perché non la conoscevo, non avevo mai avuto cani. Non sapevo di loro che quanto n'avevo imparato da discorsi d'amici e dalle pagine di qualche scrittore, meraviglie e tenerezze che credevo fiori di fantasia. È un po' va con la fretta e l'affanno. Un lavoratore affaccendato. L'uomo fugge spaventato davanti a un imbuto. Si balocca per un'ora con un giornale. Ah!